Buonasera e bentrovati. Siamo oggi a questo incontro conclusivo del ricco e denso percorso delle settimane della scelta, che quest'anno avevano come tema il rapporto fra pensiero e progetto, fra il pensare, il fare, il pensare e il progettare. Con molto piacere presento l'ospite di questa sera, che è l'architetto Mario Botta, la cui opera è protagonista del libro Il gesto sacro, libro che andremo a presentare insieme agli autori, con Beatrice Basile, studentessa all'ultimo anno di architettura al Politecnico di Milano, il nostro lettore Don Sergio Massironi e Alessandro Nanni, insegna in collegio al nostro liceo classico contemporaneo Visual Studies ed è docente in NABA Yulm e per questo libro ha curato la fotografia. Ci accompagna in questa conversazione il filosofo Aldo Colonetti, al quale lascio subito la parola e lo ringrazio. Grazie e buonasera a tutti e benvenuti a questo ultimo, ma poi ce ne saranno altri incontri sul tema, come dire, prestigioso e presuntuoso che abbiamo dato, Sergio ed io, fare, pensare, progettare. E il libro che Sara poco fa vi ha presentato è dedicato a un tema molto particolare, molto delicato, non oggi che è comunque un momento particolare, ma comunque sempre. Cioè il gesto sacro, progettare ha un suo significato di sacralità, perché dà forma a un'idea, passa dall'infinito al finito, e poi ne parleremo con Mario, per dare gravità al pensiero. Ed è un passaggio spesse volte traumatico, perché poi l'architettura non è soltanto una parola, resiste nel tempo fisicamente, sono segni che nel territorio fanno fatica ad essere dimenticati o trasformati, perché appartengono alla nostra storia apparentemente materiale, ma non è solo materiale, è una storia culturale. Direi affrontiamo, ci avviciniamo parlando con gli autori di questo libro. Chiederei in ordine di età, no? In primo luogo all'autrice, alla coautrice insieme ad altri di questo libro, che è Beatrice Basile, che è una studentessa, quindi in una fase di formazione al Politecnico di Milano. Cosa ha significato incontrare direttamente un grande architetto che dà alle idee forma compiuta. A te, brevemente. Grazie, buonasera. È stato sicuramente un incontro decisivo e incisivo, soprattutto proprio come studentessa, la possibilità di incontrare un architetto della fama di Mario Botta è sicuramente stato fondamentale. Ha cambiato in parte anche il mio modo di guardare all'architettura e soprattutto mi ha colpito tantissimo il modo con cui abbiamo incontrato questo architetto, sia la prima volta dopo il documentario che abbiamo visto a Mendrisio, sia poi anche con incontri in studio, il primo incontro, una sorta di intervista, ma poi continuate come conversazioni, mi hanno stupito moltissimo proprio per il modo in cui siamo stati accolti, così anche informale, nonostante si tratti di un architetto che di fatto ha progettato, ha realizzato opere in tutto il mondo e questo davvero mi ha colpito tantissimo ed è stato un po' il passo decisivo nel far iniziare tutto questo percorso poi con il libro e nel creare questo percorso proprio come una serie di conversazioni. Bene, grazie. Così abbiamo introdotto dal vivo con un pensiero che viene dal futuro, come il tuo, pur vivendo il tempo presente insieme. Sergio, un teologo, un filosofo che incontra un architetto, al di là dell'amicizia, ovviamente. E qual è l'elemento che dal tuo punto di vista individui in questo mestiere che sia vicino al tuo percorso,
non soltanto di sacerdote, certamente di sacerdote, ma anche di teologo e filosofo. Sì, è stato un ritrovare Mario Botta che ha segnato la mia infanzia e la mia adolescenza, pur senza saperlo, nel senso che sono cresciuto mentre cresceva davanti a casa mia una delle sue chiese, quindi la prima volta in cui ho sentito parlare e visto dal vivo Mario Botta avevo 11 anni. La locandina di questa serata riporta gli schizzi. I disegni di un progetto che ho visto crescere e in questo modo, grazie anche a delle persone in carne e ossa, mi sono accorto che l'architetto mette in movimento dei sogni e lo fa, magari non tutti, certamente Mario Botta sì, con una grande capacità di osservazione e di ascolto. Io ho questo ricordo che ho ritrovato, come Beatrice, ho respirato più personalmente in occasione della costruzione di questo libro, la familiarità di Botta, ma che vedevo già 30 anni fa, nel modo di guardare a uno spazio, di ascoltare le persone, di interloquire anche con i semplici, di entrare in cantiere ragionando anche con l'operaio. Ecco, a me fin dall'inizio ha colpito tutto attorno a me il fatto che la costruzione di una chiesa edificio generasse dal punto di vista religioso la chiesa comunità, dal punto di vista anche semplicemente umano un'appartenenza e un sogno comune. E quindi l'architettura era molto di più di quel progetto, di quelle pietre e potremmo dire che l'architetto diventava davvero la provocazione a pensare, a sognare di un'intera comunità. Grazie Sergio. Mario, siamo vecchi amici e quindi ti vorrei fare una domanda molto secca. Secondo te il gesto sacro, il titolo tra l'altro molto bello che avete dato al libro di Eletta, è proprio dell'architettura o di ogni attività creativa? Ma innanzitutto grazie dell'invito. Il nome, il titolo Gesto Sacro è di Don Sergio. È lui che ha voluto questo titolo. Io non ci avevo mai pensato che il gesto in se stesso portasse questa sacralità che invece ricercavo nella configurazione delle pietre. Quindi è difficile, è un argomento talmente complesso che può avere molte facce, come un caleidoscopio quando si affronta un tema che trasforma una condizione di natura in una condizione di cultura, vi sono molte prospettive, molte occasioni, molte differenze anche nel configurare, nel trovare i termini. E da questo punto di vista io ho affrontato e mi sembra di dover affrontare il tema di uno spazio che deve andare oltre il finito, sempre da un punto di vista molto prosaico. Ho affrontato il mestiere del costruire attraverso il gesto di mettere pietra su pietra, ma di avere la consapevolezza che prima di questo bisogna mettere pietra sul suolo. Quindi il gesto sacro è riferito alla sacralità del lavoro dell'uomo, che modifica una condizione di natura in una condizione di cultura. E questo gesto così semplice che si ritrova nel cantiere, che si ritrova nel lavoro, è un atto formidabile, è un atto che parla
della sacralità anche dell'uomo, che sulla terra trasforma una condizione, la crosta terrestre del mondo varia in funzione di quanto gli uomini vogliono. Una volta prende una connotazione, un'altra volta un'altra connotazione. Quindi da questo punto di vista soprattutto il tema dello spazio sacro, piuttosto che parlare di spazio sacro, penso che sia più giusto parlare di spazio del sacro, c'è questa forza primaria che il tema ecclesiale mi ha evidenziato nel tema delle chiese, il tema delle cappelle, il tema dello spazio di silenzio, di meditazione, di preghiera. Mi sembra di aver trovato le ragioni più profonde del fatto architettonico stesso, dove tutto prende un significato profondo. Il muro diventa un limite e quindi la chiave per l'infinito anche. La soglia diventa il momento di passaggio tra una condizione che è extra, che è esterna, e tu entri nella cellula, è il vero gesto di sacralità. Il limite del muro e così via. Tutti gli elementi prosaici del costruire assumono un carattere, una forza che normalmente non viene data, perché servono, perché la quotidianità del lavoro, la funzione, gli dà una gerarchia che non è quella della trasformazione invece dell'atto primario del costruire, che è l'architettura, che il costruire invece ci consegna. Questo fatto, dal mio punto di vista, ma ha dato una serie di elementi, di pensieri che, legati al contesto, perché si deve costruire in un luogo, non è che il luogo sia un elemento che tu puoi scegliere, quindi il luogo è una condizione che ti è data nella storia del mondo, e il tempo di quel luogo, il tempo storico che tu agisci, invece è quello della tua stessa generazione. Sono degli elementi che hanno un unicum entro il quale l'architetto deve intervenire. Allora anche il luogo in cui si lavora non è solo un luogo geografico, non è solo una configurazione del territorio, ma porta con sé l'idea di una storia, di una memoria, di una cultura entro la quale tu ti collochi. Tu non sei più solo, ma sei una storia dell'umanità, rappresenti una piccolissima parte che però deve interpretare le esigenze, le aspirazioni, le tensioni morali di quella cultura. Mario, e pregherei la regia per favore di mettere in onda le immagini legate ai tuoi maestri. Noemi, mi senti? Sì. Ecco, è chiaro che tu hai introdotto un tema che è al centro di ogni attività creativa, usando un termine che non mi piace, cioè il passaggio dall'assenza alla presenza, o meglio il passaggio dalla natura alla cultura, che poi nel sacro trova una sua configurazione compiuta. I tuoi maestri ti hanno, diretti e indiretti, tu hai avuto dei maestri diretti importanti, su questo tema ti hanno indicato un percorso o l'hai costruito passo dopo passo durante l'esperienza quotidiana di questo mestiere? Ma i maestri sono fondamentali, non è che uno nasce architetto, uno diventa architetto attraverso soprattutto il lavoro degli altri. Le testimonianze dei maestri sono fondamentali. Da questo punto di vista io mi colloco come l'ultimo elemento di una grande tradizione, che è la cultura moderna,
Sull'immagine c'è Rudolf Schwarz con la chiesa di Sant'Anna, il Saarinen con la cappella in America, e mi sembra che sono due personaggi molto diversi. Rientra adesso Le Corbusier con Rochamp, cioè tutti i grandi architetti, al di là della loro cultura, hanno avuto questo bisogno di misurarsi con questi spazi rarefatti, con questi spazi che devono avere una loro essenzialità, devono avere una carica estrema delle ragioni per cui sono nate. Troviamo in questo caso Louis Kahn, dove, come diceva Kahn, il passato è un amico, dove il tempo dell'umanità che ha lavorato prima di noi ha configurato delle immagini che noi siamo chiamati a reinterpretare. La vera scommessa su questi spazi del sacro è come fare queste chiese, come fare queste immagini, come dare agli uomini questi spazi particolari dopo gli esempi che noi abbiamo avuto. Fare una chiesa dopo Picasso, fare una chiesa dopo Duchamp, fare una chiesa dopo le avanguardie artistiche, e ci mette in una condizione di selezionare e di fare una critica al mondo intero che noi abbiamo vissuto. Come siamo ora, dopo le avanguardie artistiche, dopo questi personaggi? Quindi cosa dobbiamo dare di più, oppure cosa dobbiamo dare di meno rispetto a quello che noi abbiamo assunto? Qual è la sensibilità anche artistica o culturale o d'immagine che abbiamo assimilato per testimoniare di questo bisogno che è il nostro, con le contraddizioni del nostro, con i difetti, ma anche le grandi speranze del vivere di oggi. Quindi l'architettura diventa un termometro della vita. Dietro ogni immagine architettonica c'è una visione del mondo, una Weltanschauung, dicono i tedeschi, una concezione del mondo intero, che è naturalmente in funzione della poetica di ognuno di noi, che è diversa l'una dall'altra, però ci dà una chiave di lettura, una chiave di interpretazioni delle grandi contraddizioni che stiamo vivendo. Beatrice, tra l'altro Beatrice, tu hai un cognome di un grande architetto novecentesco palermitano, Basile, e quindi spero che tu possa essere bravo come lui. Ma su questo tema, visto che tu vieni da una generazione in Fieri come architetto, in una facoltà che ha una buona qualità formativa, però credo che il tuo contesto culturale, non tuo, del tuo tempo, abbia spesse volte visto l'architettura come una disciplina leggera, leggera, non pesante, pesante in senso anche fisico, nel senso della gravità, perché in questo periodo prevale purtroppo anche nell'architettura il pensare che l'architettura si possa immaginare, il pensare che l'architettura si possa disegnare con mezzi tecnologici. No, no. I grandi architetti usano la matita, non nel senso esclusivo, ma come primo appunto. Ecco, questa tua immersione fortunata in un grande maestro insieme a tanti altri ti avrà fatto vedere rispetto al tuo processo formativo, credo, qualcosa di nuovo, magari anche di drammatico. Qual è la tua riflessione? Proprio come esperienza di un'architetta in Fieri. Confermo che è stata effettivamente anche questo un passo davvero decisivo, come dicevo prima, nell'incontro con Mario Botta, proprio perché molto spesso anche nel nostro percorso formativo abbiamo dei riferimenti molto diversi anche rispetto appunto alle sue opere, questa leggerezza di cui parla, l'idea spesso anche di questi edifici vetrati, per esempio, ma così anche tanti altri riferimenti, e soprattutto credo ai primi anni
nei primi anni in cui si affronta il tema architettonico. E confrontarmi invece con un architetto che mette al centro proprio la questione della materia mi ha portato a riscoprirla tantissimo, a riscoprire questa idea di gravità, a riscoprire insieme alle sue architetture anche altri architetti che fanno della materia la propria, il proprio punto di forza. E questo sicuramente è stato decisivo, queste conversazioni hanno anche risvegliato ecco, in me e poi nel mio parlarne con compagni, cioè nel progettare ecco, questa necessità appunto di un ritorno, di un capire che la gravità diventa fondamentale nel fatto architettonico e che non si può parlare solo di leggerezza o avere come riferimento appunto solo queste immagini più effimere di cui molto spesso siamo circondati. Grazie, mi sembra che possa essere un insegnamento nei tuoi riguardi importanti, ma anche nei riguardi dei tuoi compagni di strada. Di strada nel senso del tuo percorso di formazione architettonica. Sergio, tu ti conosco, ti sto conoscendo molto bene, hai amato, credo, da sempre l'architettura, poi hai avuto anche questo incontro e ne avrai altri importanti. Dal tuo punto di vista, cioè di sacerdote, teologo, filosofo, che poi vive il sacro, perché la Chiesa appunto è un luogo, la Chiesa in senso anche più direi minimale, no? La tua Chiesa, la tua cappella nel tuo collegio, che non è certamente una chiesa di Mario. Cos'è il sentire lo spazio sacro per chi come te non soltanto lo vive, ma ogni giorno ricostruisce una storia? Io credo che il Novecento sia stato realmente fondamentale e che quello che probabilmente nel libro si riesce a intuire, a vedere, è che il grande guadagno del Novecento, sia in ambito architettonico, sia in ambito liturgico, e probabilmente potremmo andare anche molto in là, è di avere realmente scosso le fondamenta, oppure di averci almeno costretti a ritornare alle fondamenta di ogni gesto comune. In questo senso i maestri che nella prima parte del libro Botta ci ha indicato, penso in modo particolare a Schwarz e al suo rapporto con Romano Guardini, per dire un anticipo di quello che idealmente vorremmo da indegni successori continuare anche nelle nostre conversazioni, è proprio la consapevolezza che si tratta di togliere piuttosto che aggiungere, di semplificare, di liberare l'atto liturgico e lo spazio che lo circonda, direi addirittura la vita, di tante incrostazioni, ingombri, che anziché arricchirlo in realtà lo mortificano e ne svuotano la potenza, la forza. Quello che nel Novecento è avvenuto nella costruzione degli spazi del sacro, almeno negli esempi migliori, prima che la situazione potremmo dire in qualche modo precipitasse e prevalesse il disorientamento, una certa confusione che qualcuno chiama di postmodernità, è stato proprio sapere ritrovare i fondamentali, cioè la forza di ogni singolo atto, dove lo spezzare il pane all'interno di un'assemblea di magari centinaia di persone o anche pochissime persone, il proclamare una lettura, il muoversi. E qui Guardini e Schwarz è interessante come lavorassero insieme proprio anche sull'azione liturgica, chiede il vuoto più che la decorazione e il riempimento. E c'è una
un ruolo che le persone fisiche che vivono lo spazio assumono nel farlo vivere. Ecco, io credo che su questo terreno celebrare in una chiesa progettata da un grande architetto faccia realmente la differenza e ci riporti in fondo, penso al romanico, al paleocristiano o forse addirittura alle domus ecclesiae originarie, dove la semplicità non era un di meno, ma come diceva Miss Van der Rohe, less is more, è davvero una forza ritrovata. Credo che questo sia qualche cosa che in realtà non dobbiamo dimenticare se non vogliamo abbandonarci al disordine e al kitsch, ma la grande architettura penso che richiami continuamente, oggi più che mai, a questa serietà. Grazie Sergio. Allora chiederei a questo proposito, prima di fare la domanda a Mario, di mettere in regia l'immagine del San Carlino. Puoi andare avanti, per favore, è possibile? Ecco, fermiamoci qui. Mario, abbiamo parlato di spazio sacro. Questa straordinaria operazione di architettura ha prodotto un'opera che non c'è più, non l'opera da cui prende ispirazione, ma l'opera fisica costruita sul lago con maestranze. Ecco, mi piacerebbe Mario che tu ricordassi brevemente la ragione di questa operazione. Sì, questo progetto che ancora per me resta un'esperienza misteriosa, ancora tutta da scoprire. Cioè non bisogna pensare che la realizzazione di un lavoro dia sempre la coscienza critica, razionale di quello che si è fatto. Nel caso del San Carlino, poi proprio cercherò di spiegarlo perché secondo me ha una sua ambiguità di fondo, certo. E ancora adesso che mi pone delle domande. Il San Carlino nasce nel 1999 nell'ambito dei 400 anni della nascita di Francesco Borromini. Francesco Borromini nasce nel 1599, quattro secoli dopo c'è una serie di manifestazioni, Vienna vuole mostrare i disegni di Borromini che conserva l'Albertina, Roma vuole commemorare le opere di Borromini e chiedono a Lugano e al Ticino di proporre qualcosa. Il Ticino propone le opere giovanili perché nasce questo San Carlino e posto in linea d'aria a 7-8 chilometri da Bissone dove è nato Francesco Borromini. E allora nasce per due ragioni. Uno, perché contemporaneamente sta nascendo l'Accademia di Architettura di Mendrisio, quindi la scuola deve dare un segnale della sua presenza al territorio. E allora pensiamo di fare un gesto portando una delle prime opere del Borromini, il San Carlino, le quattro fontane, là dove lui è nato a Bissone sul lago di Lugano. Perché? Perché vi è una possibile equazione, che non è dimostrabile, ma che è molto interessante, che cita Carlo Dossi, lo scrittore comasco, che nelle sue note azzurre annota come il carattere dominante del fatto architettonico è dato dal contesto che colpisce l'occhio dell'artista, dice Dossi. E allora hanno detto, ma a Borromini, cioè non è che il contesto geografico dell'intorno sia molto cambiato in 400 anni, è lo stesso lago, sono le stesse montagne, le stesse configurazioni. Che cosa ha colpito l'occhio di questo ragazzo sveglio? Perché quando arriva a Roma è strapagato come un giovane talentuoso, dice allora
vediamo se è vera questa osservazione del Dossi rispetto al territorio. Portiamo il suo capolavoro giovanile che ha fatto a Roma e vediamo di confrontarlo con le configurazioni, con le montagne, col rapporto invece con questo piano orizzontale straordinario dato dall'acqua e vedere se vi sono delle analogie fra il territorio dell'intorno e che ha nutrito lo spirito di creativo di Borromini. Quindi nasce da come una verifica. Il secondo elemento interessante del San Carlino che qui vediamo, questo non è un quadro di Magritte ma è l'opera, la fotografia del San Carlino che viene fuori da questa base di un quadrato nero, è dato dal fatto che mi sono accorto dopo questo, che noi portiamo, che cosa portiamo sul lago di Lugano? È una rappresentazione, perché un modello è un modello, ma è una rappresentazione di quello che è stato fatto a Roma, con una caratteristica però, che è un modello in scala 1-1. E quindi non è un modello, è una nuova realtà. Quindi l'ambiguità di questo performance, di questa avventura, di questa ricostruzione è che nel contempo lo si può leggere come modello, perché evidentemente ha un linguaggio che è diverso da quello degli stucchi, delle colonne, dei capitelli che vi sono a Roma, e quindi è stato trasformato. E poi è stato sezionato per vedere l'interno, lo spazio interno. Ma non è vero che è solo una rappresentazione, perché essendo in scala reale 1-1 diventa una parte del fronte urbano verso il lago. E quindi con una intuizione che era legata più alla storia e alla memoria, quasi a indagare lo spirito di quando Borromini parte da questo lago per andare a Roma, ritroviamo invece una realtà contemporanea, cioè questo è un linguaggio come un quadro di Andy Warhol, il ritratto della Marilyn Monroe è il ritratto che fa Andy Warhol, ma lo fa con un linguaggio che è totalmente diversa dalla fotografia, e questo è un linguaggio che è esattamente il profilo del San Carlino e dello spazio interno, ma non è il San Carlino e dello spazio interno, perché è un linguaggio stratificato fatto per sulle leggi della segheria dell'asse tagliato orizzontale, che lo fa diventare un linguaggio contemporaneo. Quindi vi sono dietro al San Carlino una serie di ragionamenti e di pensieri che hanno concorso a questa magia che alla fine, ritrovata sul lago, ha sorpreso per l'idea portante più che per la realizzazione. Sergio, ecco, questa riflessione che ho chiesto a Mario vorrei riportarla a te come responsabile di un'istituzione formativa. Io ricordavo allora che questo progetto Mario lo intercettò in occasione dell'anniversario, ma anche come elemento propulsivo della sua accademia. Cioè l'architettura non soltanto come mestiere fondamentale, ma l'architettura come riflessione sull'esistente. Ecco, una domanda molto netta, diretta, Sergio. Nel processo formativo non stiamo parlando di una facoltà di architettura, di una struttura formativa che accompagna i bambini da 3 anni fino a 19 anni. Questo modo di fare e vedere architettura potrebbe essere un elemento educativo formativamente centrale? Ma io credo ci siano almeno un paio di scommesse in gioco e che sono evocate bene da queste immagini appena viste
di una realizzazione di per sé stessa provvisoria. Anzitutto il San Carlino sul lago ci ricorda quanto sia importante esplorare, entrare fisicamente in ciò che si studia. La parola interesse rimanda proprio a questo essere dentro le cose e quindi penso che la reazione della città, delle persone, il tipo di spazio sacro che questa sezione in scala 1 a 1 posta così come un elemento che attrae e forse anche inquieta, affascinante. Certo. E allo stesso tempo inquietante, che stimola ad avvicinarsi, a entrare, a scoprire, descriva bene un processo formativo che non può essere, credo non lo sia mai stato, non può essere assolutamente oggi semplicemente un processo intellettuale, mentale. Si tratta di entrare, a volte anche fisicamente, in quello che si fa. La seconda scommessa rispetto a quello che accennavi è legato al fatto che anche il processo dello studio, ce ne accorgiamo in modo particolare in questo periodo in cui siamo per certi versi separati, bloccati, è un processo che avviene nello spazio e lo spazio in cui si studia, si fa ricerca, si vivono esperienze fin da bambini è fondamentale. C'è una sacralità evidentemente anche dello spazio scolastico, che è lo spazio in cui ciascuno si apre al mondo grazie alla presenza degli altri e grazie all'incontro col nuovo. Quindi la cura che la pandemia ha risvegliato per l'organizzazione dello spazio, penso a come ci ha fatto riscoprire la questione della dimensione degli ambienti, la questione della loro qualità, la questione dell'aperto e non soltanto del chiuso, nel caso della nostra scuola, dei portici, dei cortili, di un parco. Ecco, tutto questo dice che chi progetta, noi abbiamo la fortuna di vivere in una scuola progettata con grande intelligenza alla fine dell'Ottocento, costruita all'inizio del Novecento, fa un gesto che incide nella vita, nella memoria, nell'immaginario di coloro che sono dentro un processo di formazione, aprendo quindi a una buona relazione con gli altri e con il mondo. Alessandro, Nanni, velocemente, adesso ti prendo la sprovvista ma devi rispondere. Poco fa Mario, parlando di San Carlino, che purtroppo non c'è più, poi se mai riprenderemo la ragione per cui non c'è più fisicamente, per tante altre ragioni, ma disse non è Magritte, perché sembra un Magritte, no? È una chiesa, non è una chiesa, non lo so. Tu sei un fotografo, nel libro hai partecipato con tue immagini cercando di illustrare alcune parole d'ordine, usiamole così, che sono dell'alfabeto di Mario Botta. Infinito, finito, gravità, trasparenza e luce. Qual è di queste voci quella che, come dire, ti ha coinvolto di più dal punto di vista poi dello scatto fotografico? Sai, perché fotografare finito e infinito è tosto, eh? Ok, allora, sì, una domanda complessa, cioè che meriterebbe una risposta complessa. Io... No, rispondi in 5 minuti, come fanno i grandi, dai. Allora, la parola che mi interessa di più è quella di soglia. Perché la soglia che io in questo caso ho fotografato, fotografando questo ingresso. Ecco, vediamo la soglia. Alessandro, la regia può far vedere la soglia? Sì. No? Va bene. Bisogna prendere il libro. Va bene. Beh, parla, comunque parla, non preoccuparti. Così, così i nostri collaboratori compreranno il libro. Intanto li facciamo, no? Come dire... intuire cosa c'è nel libro. Prego, Alessandro. Sì, no, dico che quello che, se dovessi scegliere una parola, sceglierei soglia,
sceglierei Soglia perché la soglia è la più precisa metafora di quello che è la fotografia e di quello che diventa il fotografo quando fa un'immagine. Così come, diciamo, la soglia è il punto che in un'architettura appunto segna il passaggio da un mondo a un altro, da un universo a un altro, allo stesso modo l'immagine può diventare questa soglia e quindi in questo senso diventare molto simile all'architettura, perché l'immagine è quel punto in cui il mondo esteriore incontra il mondo interiore di chi lo sta riprendendo. Quindi è quel punto in cui, diciamo, realtà e interiorità si incontrano. E Wim Wenders su questo diceva una cosa molto interessante, diceva che fotografare è sempre un atto bidirezionale. Diceva, certo. Non si fotografa mai, quando si fa una fotografia è come quando si spara con un fucile, cioè il proiettile va in avanti, fa questo esempio utilizzando il termine to shoot photographs. Questo sparare immagini, uno spara fisicamente, il proiettile va in avanti, ma colui che spara subisce il famoso rinculo, no? Cioè è un movimento, è un atto bidirezionale perché si fotografa contemporaneamente ciò che sta davanti, ciò che sta fuori e ciò che sta dietro e ciò che sta dentro. In questo senso trovo nella fotografia della soglia, che poi è il tema di tanti grandi fotografi, pensiamo uno su tutti, Luigi Ghirri, il tema più interessante, cioè più interessante, almeno più vicino alla mia esperienza di fotografo. Ecco. Guarda, il termine soglia è un termine, come dire, che probabilmente sintetizza tutte le altre coppie in senso finito, infinito, luce, ombra, no? Presenza e assenza. La soglia è anche uscire, entrare, il modo in cui si definiscono le soglie in architettura in genere sono i modi che ti consentono di conoscere una civiltà. Mario, per te la soglia in un'architettura, che è l'entrata, che è l'uscita, io so che è fondamentale, no? Però tu hai una visione di più soglie, no? Di più entrate. La tua architettura è gravità, come diceva la giovane neostudentessa, no? Ma dall'altro lato consente più entrate. Sì. Ecco, questo mi piacerebbe. Ecco, dimmi Mario, approfondire sì, questo tema. Forse si potrebbe aggiungere che la soglia non è in se stessa una presenza unica. Ad esempio in architettura a me piace molto l'idea della transizione. Certo. Cioè gli spazi di transizione sono forse più importanti che gli spazi attivi. Nelle nostre città i porticati, le zone di passaggio, le calli, cioè gli elementi che portano a uno spazio, un teatro, una chiesa, una casa, sono altrettanto importanti, sono dei microcosmi che ti introducono e che parlano della realtà del tuo tempo, e questa è la cosa importante per me, cioè capire che tu quando entri in una condizione lasci non solo uno spazio ma anche un tempo, il tempo del tuo vivere, il tempo della tua storia, e ti metti in una condizione di meditazione, di preghiera, di silenzio, di altro che di quello che tu hai lasciato al di fuori. La soglia è importante non per quello che trovi, ma per quello che lasci. Tu lasci un mondo, lasci una eredità, lasci un tempo storico e ti avvicini per cercare di capire, per cercare di comprendere, per cercare di cogliere degli aspetti che in quel momento hai bisogno. Io ho un piccolo esempio che vorrei dare, di che una volta mi ha meravigliato per una piccola chiesa che ho fatto a Seriate, vicino a Bergamo. Una signora mi ha fermato e mi ha detto, architetto, mi ha riconosciuto, mi ha detto, ma sa che io la devo ringraziare.
E dico, perché signora, io ho fatto quel che mi sembrava giusto. No, ma dice, nella sua chiesa si prega bene. Ho detto, ma come si prega bene? E si prega come nelle altre chiese? No, ha detto, nella sua chiesa io prego bene. Cioè, c'è una condizione di spiritualità, una condizione di ambiente, di luce, che predispone a una condizione, questa signora ha detto pregare, che credo che sia l'espressione massima, ma un laico avrebbe potuto dire meditare meglio, che è un sinonimo in un certo senso della preghiera. Ecco, da questo punto di vista, quindi, lo spazio non è neutro, lo spazio è una condizione attiva che può essere positiva o può essere negativa. E per questo bisogna fare attenzione alla condizione degli spazi. Oggi noi, la nostra società dei consumi è una società molto strana, soprattutto io lo vedo rispetto agli spazi, forse anche rispetto all'economia, forse rispetto anche ai costumi, ma questo mi interessa meno in questo momento. Ma rispetto agli spazi c'è questa indifferenza della qualità degli spazi, che non c'è mai stata nella storia. Nella storia un gradino voleva dire elevarsi di qualche centimetro per rappresentare qualcosa di diverso, oppure scendere una scala, era un momento altrettanto importante. E invece la società dei consumi ha appiattito tutti una serie di valori anche spaziali, è per questo che io sono un po' arrabbiato con questa società del consumo, perché ha livellato tutto e non c'è, ha livellato anche quei materiali, ormai sono materiali che si trovano al Polo Nord come all'equatore e non c'è più differenza, non c'è più qualità del fatto stesso attraverso del significato, attraverso l'uso dei materiali o attraverso l'uso della intensità che si può dare nello spazio. È per questo che è importante, secondo me, cercare la qualità del fatto architettonico, perché è una qualità di vita che la gente non si rende conto, ma che invece a lungo andare resta indifferente. La qualità delle nostre periferie è una roba obbrobriosa, perché tutto si assomiglia, non c'è più gerarchia, non c'è più uno spazio servente e uno spazio servito, tutto sembra che abbia la stessa noncuranza e quindi la perdita di una capacità iconica, di una capacità di servire. Ecco, in questo senso io credo che il fatto architettonico è un fatto anche etico, un fatto di valori. O ci sono o non ci sono, non si può essere indifferenti su una costruzione di uno spazio che ha un accesso libero, che ha un accesso gratuito, che ha un accesso generoso. Cioè, dobbiamo fare attenzione, gli spazi disponibili sono preziosi perché sono di tutti. Grazie Mario, perché questo è un tema proprio di oggi e del futuro. Sergio, questo tema dello spazio, della soglia, proprio all'interno del tuo essere, no, sacerdote, filosofo, teologo, ha ragione Mario, il passaggio dentro una soglia non è mai un passaggio innocente, è un passaggio attraverso il quale tu ritrovi uno spazio, una conoscenza, una sensibilità, una luce, un'ombra diversa, per cui deve essere segnato, non come accade spesso anche in certe chiese contemporanee, no? Dove entrare in chiesa, entrare in museo è come se io entrassi a un bar. Queste distinzioni che Mario sottolineava sono fondamentali perché è la diversità che connota l'umanità, non è l'omologazione. Le chiese omologate potrebbero anche, come dire,
non esiste. Cosa dici, Sergio? Sì, credo che la vita e così lo spazio abbia al suo interno delle gerarchie, e questa cosa suona particolarmente antipatica in un contesto che si è emancipato dall'autorità e che sente l'idea stessa di gerarchia in termini, come dire, di subordinazione, di costrittivo, no? Per cui il grande disordine degli ultimi decenni credo che sia molto legato anche a un'ansia emancipatrice che ha sospeso quello che credo sia una necessità strutturale della vita, che non può essere assoluta, se no diventa maniacale, ma che fonda la vita personale e anche la vita collettiva, che è la dimensione di ordine. La soglia indica esattamente il passaggio da un ordine all'altro, e se Botta ci dice quello che ci dice a proposito dell'esperienza che per lui è stata il confronto con la costruzione degli spazi del sacro, come un'esperienza che ha restituito lucidità a ogni altro gesto architettonico, perché ha messo più radicalmente a confronto l'architetto con tutti i suoi temi quotidiani. Beh, questo credo che abbia strettamente a che fare con il fatto che lo spazio liturgico e il rito liturgico, proprio nel loro carattere di gioco, avrebbe detto Guardini, implica delle regole del gioco. Allora, io credo che la Chiesa abbia bisogno di essere quel luogo in cui si ripristina nel gioco della liturgia, della celebrazione, ma anche nel silenzio della meditazione, quell'esigenza di ordinamento del cuore e della vita, che permette poi anche di gustare quello che ordinato non è, di apprezzare la sorpresa, di apprezzare la provvisorietà e anche la contraddizione. In questo credo che ogni educazione spirituale sia proprio un attraversare delle soglie. Io sono cresciuto avendo la fortuna di trovare come maestro il cardinale Martini, che alla soglia del testo biblico ci esponeva indicando che c'è un ordine per entrare anche lì dentro come condizione per cui quel testo parli e quindi per interpretare. Quando questo non succede si diventa rigidi e addirittura fondamentalisti, perché il mondo è come se diventasse un grande disordine e per difendersene chi non ha, come dire, un ordine interiore si paralizza, si blocca, si irrigidisce, e credo che molto anche del fenomeno religioso oggi tenda per reazione esattamente a irrigidirsi. Grazie Sergio. Beatrice, proprio velocemente, il tuo punto di vista su questo tema come laureata triennale, se non sbaglio, quindi davanti ancora un biennio e poi un po' di anni di esperienza in qualche studio. L'architettura che tu immagini è un'architettura nel segno della continuità, oppure un'architettura come è stata disegnata da Mario, da Sergio, ma da altri grandi architetti come Mario, di continuità nella discontinuità? Cioè, la soglia ti consente di passare da A a B, perché se passa da A non serve a niente. La soglia è l'elemento della differenza, e l'architettura deve essere, operare un linguaggio della differenza all'interno di una struttura comunque armonica. Te l'hanno insegnato questo ancora nella mente di Dio? Sì, me l'hanno insegnato. Sicuramente trovo fondamentale anche
il discorso comunque della continuità è un discorso che con l'architetto è uscito più volte anche nelle conversazioni, l'idea che comunque si guarda al territorio in cui si è inseriti, si guarda al palinsesto che ci circonda, tutto questo sistema di stratificazioni, e in questo il concetto di soglia è fondamentale, appunto come diceva, proprio nell'idea di sì, di avere un passaggio, ma un passaggio che sappia tenere assieme e far dialogare sia ciò che c'è prima che ciò che c'è dopo, quindi far dialogare non solo esterno e interno, come spesso consideriamo la soglia, ma anche dei momenti storici e la nuova architettura con ciò che già c'è. E in questo sì, confermo che ancora viene insegnato e diviene fondamentale che il gesto architettonico si segni come contemporaneo, che si differenzi, che non cerchi un mimetismo con quello che lo circonda, ma che allo stesso tempo però sappia leggere e quindi forse anche appunto divenire soglia nell'essere un nuovo intervento, nel cambiare il territorio in cui si inserisce. Tema difficile, grazie. Assolutamente. Molto difficile, non risolto da nessuno in modo compiuto. In questo percorso, Mario, mi piacerebbe dialogare con te e con gli altri amici sul fatto che tu hai disegnato spazi sacri per tutte le grandi religioni. La sinagoga di Tel Aviv, la moschea di Yanchuan e poi le innumerevoli chiese. Hai, Mario, utilizzato un approccio diverso dal punto di vista concettuale, o sono, come dire, nelle differenze della fede hanno delle identità espressive? Dunque, innanzitutto ogni approccio religioso, diciamo così, ha dei suoi diktat, le sue ragioni profonde che sono, si possono chiamare funzioni. Mario, scusa, posso chiedere alla regia per favore di far vedere disegni della sinagoga, della moschea? Tanto parla Mario, scusami. Ecco, fermati qui. La sinagoga. No, dicevo che è chiaro che è il comportamento, quindi le funzioni che sono richieste nelle tre culture monoteiste sono diverse. Però poi l'architetto deve, come dire, deve fare delle sintesi e deve trovare delle ragioni anche, non è facile entrare. Io ho avuto una formazione cristiano occidentale, quindi andare a confrontarmi con una sinagoga non l'avevo mai fatto e ci ho provato. Poi andare di recente anche a confrontarmi con una moschea è stato ancora più arduo, vorrei dire, era un tentativo arduo. Però ci sono delle costanti, come ci sono le differenze ci sono delle costanti. Ma e le costanti sono quelle che le ragioni per le cui ti domandano di costruire uno spazio e di dargli un carattere collettivo. Cioè il bello della chiesa o il bello della sinagoga o il bello della moschea non è che sono solo dei luoghi di preghiera. Sono dei luoghi di preghiera, i luoghi di preghiera di per sé possono essere anche sulla riva di un fiume, in cima a una montagna, ci sono tante condizioni, ma che sono dei luoghi di preghiera collettivi, fatti per un'assemblea, fatta per una comunità, che si riconosce nella storia, della storia anche sociale di un insieme. Quindi prende un carattere molto diverso, tu devi promuovere quegli atteggiamenti, quelle liturgie che ci sono nelle diverse culture ecclesiali, ma devi tenere presente che sono dei fatti collettivi e questa è la forza, è un po' come la forza del teatro, che esiste
non perché c'è il palcoscenico, ma perché c'è l'arena del pubblico. Se tu togli l'arena del pubblico, non c'è ragione d'essere del teatro. Oppure il fatto stesso di esistere di una pittura. La natura della pittura è di essere vista. La natura di questi spazi dedicati a una riflessione, un pensiero, una preghiera, è che ci sia anche la controparte. Quindi il bello di questi temi non è tanto il tema in se stesso, ma è come vengono interpretate oggi nell'attualità del tuo vivere. Ad esempio, vorrei fare per le tre culture monoteiste una costante che mi sembra di aver trovato. Non è possibile costruire uno spazio per queste funzioni, chiamiamo il cristiana, ebraica e musulmana, senza una loro storia. Quindi noi stiamo lavorando sul territorio della memoria. Da un lato dobbiamo essere contemporanei per testimoniare com'è la sensibilità di questi spazi, di queste condizioni, di questo arrivare, di questa soglia nella contemporaneità. Perché noi agiamo per il cittadino, per l'uomo di oggi. E dall'altro non possiamo fare a meno di farci carico di questa grande tradizione che noi, quando facciamo un edificio di questo tipo oggi, non siamo soli, noi siamo parte di una storia dell'umanità che via via ha dato una configurazione ogni volta diversa, e quindi noi siamo chiamati a rispondere oggi. Quindi è il bello di questi temi. Cioè, rispetto alla condizione del lavorare oggi, il tema del sacro, io ho detto che farei sempre delle chiese sacre, dei temi legati a questo luogo di preghiera, perché è il più antico. Cioè, fare una chiesa oggi, tu non sei solo, io ho 2000 anni di storia, attraverso il romanico, attraverso il Rinascimento, su fino all'Ottocento, fino al Novecento, a Rudolf Schwarz e Guardini, che mi hanno dato delle indicazioni. Quindi io sono chiamato a interpretare oggi un qualcosa che appartiene alla storia dell'umanità, di cui io sono parte, ma io sono la parte ultima arrivata in questo momento, e devo fare uno sforzo, cercare di interpretare le condizioni del vivere di oggi. E questo va bene per la Chiesa cristiana, va bene per la sinagoga. Questa sinagoga che è sull'immagine adesso, che è anche un po' strana, è legata anche a questo tempo storico degli anni 80 in Israele, a Tel Aviv, dove c'era in quel momento un grande conflitto tra laici e religiosi, e il senato dell'università non sapeva come rispondere con una sinagoga che nei progetti fatti che non soddisfavano l'università aveva sempre una sua gerarchia, diventava un elemento importante, e loro erano terrorizzati in una università di tradizione laica come quella di Tel Aviv di fare una sinagoga. E noi li abbiamo convinti in maniera molto banale, diciamo, ma no, se c'è un bisogno, ci sono gli studenti che studiano giù nelle cantine, ma vi sembra una roba normale? Avete fatto la piscina e non fate uno spazio per questi studenti? E la scommessa è stata vinta con questo Ciano bifronte, due teste uguali, uguale spazio, uguale dimensione, uguali materiali, uguale luce, identiche, una adibita a sinagoga, l'altra adibita a sala di conferenze, una per i religiosi, gli studenti che sono religiosi, e una per gli studenti che sono laici. E la piattaforma del piano terreno che li unisce, che li fa incontrare prima di entrare in un posto o nell'altro. Quindi una domanda, diciamo così, politica è diventata
un'immagine architettonica. Non avrei mai immaginato senza questo conflitto una sinagoga fatta in questo modo. Io conoscevo poco le sinagoghe, però quando me le ha fatte vedere ho detto ho capito come non si devono fare le sinagoghe. E invece in questo caso, cioè, la domanda era la domanda non del Senato, non degli studenti, era la domanda del nostro tempo storico, che dovevano far convivere i religiosi e i laici. Ecco che allora l'architettura risponde in termini di forma, in termini di immagine, ma per una domanda reale che fino a quel momento non sapevano esprimere, non potevano dire, no, c'era sempre che la sinagoga aveva una gerarchia che non era amata dai laici. In questo caso le due componenti ideologiche hanno trovato un equilibrio formale, un equilibrio architettonico che li ha rapacificati. E anche nella moschea che sto costruendo a Yinchang, in Cina, si può vedere, c'è questa condizione di un tema che non è mio, è un tema dei trafori delle protezioni solari che vi erano in tutta la tradizione musulmana nei decori delle protezioni antiluce e le protezioni solari. Io ho tratto uno di queste ragioni, questi motivi, che mi sembrava di aver trovato in condizioni molto diverse. Una volta erano dei vasi, un'altra volta era una protezione, e l'ho fatto diventare, l'ho legato nella storia, cioè c'è una ragione di fondo di questi incroci di protezione che erano presenti anche come solo aneddoti. Ho detto facciamolo diventare, visto che li ho trovati nella storia delle diverse moschee, ma allora lo facciamo diventare una trama compositiva e in modo che chi va dentro è in un certo senso è dentro in questa storia dei decori orientali, dei decori di queste culture. Mario, una riflessione veloce, anche se fuori il tema del libro di cui stiamo parlando stasera. Io ho visto quasi tutti i tuoi musei nel mondo, a San Francisco, a Seul, a Basilea, il museo di Durema. Anche rispetto allo spazio museale utilizzi lo stesso tipo di filosofia? È meno forte. È meno forte perché lo spazio espositivo, paradossalmente, ha delle analogie con lo spazio del sacro, perché anche nei musei il visitatore va a cercare dei valori, va a interrogare Picasso sulla condizione dell'uomo di oggi, o va a interrogare Giacometti sul mistero del volto umano. Quindi ci sono delle analogie forti, ma quello dello spazio in assoluto sacro, cioè che va al di là delle forme espressive legate alle forme artistiche, è qualcosa che ha una costante, ha una perennità che mi sembra che la nostra cultura così fragile, così debole come quella del consumo ha accentuato. Non è un caso che abbiamo costruito negli ultimi 50 anni tutti i musei, 100 volte i musei che esistevano nel mondo, o 1000 volte i musei che esistevano nel mondo. Ma perché costruiamo i musei? Si potrebbe fare una critica feroce, perché non abbiamo i valori reali nella società, perché se avessimo dei valori forti non abbiamo bisogno di andare a rappresentarli dentro i musei. Ecco, il museo ha questo handicap, che è un luogo deputato a questa forma espressiva dei valori. Andiamo lì che li troviamo, perché io credo che una società forte non dovrebbe fare musei. Il museo dovrebbe essere lo spazio collettivo del vivere, ma se
è costretto a fare quelli, allora ecco noi che dobbiamo rispondere oggi, ed è difficile dare un senso collettivo a delle domande così parziali, perché anche le forme artistiche hanno una infinità di declinazioni. Forse un'ultima considerazione che si lega però a questo fatto è che il nostro tempo è connotato da due grandi elementi. Uno è la complessità. Credo che mai l'uomo, il cittadino normale, ha dovuto confrontarsi con la complessità del vivere che abbiamo oggi. E noi siamo andati sulla Luna e poi abbiamo il Covid microscopico dall'altra parte, e noi siamo chiamati a convivere con questa complessità incredibile che la storia dell'umanità con questa intensità non ha mai avuto. E il secondo elemento è la rapidità delle trasformazioni. E allora lì diventa anche dura per l'architettura, perché la rapidità delle trasformazioni vuol dire la velocità con la quale noi viviamo gli eventi. E questa velocità è direttamente proporzionale al vettore dell'oblio. Noi con più corriamo, con più dimentichiamo. E allora l'architettura, che ha una sua gravità, che ha una sua permanenza, che ha qualcosa che ci parla al di là della vita dell'architetto stesso, diventa uno strumento per il territorio della memoria. Diventa più che mai oggi, ma lo è sempre stato, ma oggi in maniera così evidente, il passato è un amico, come diceva lui Kahn. Il passato è qualcosa che ci appartiene intensamente col vivere di oggi, proprio perché abbiamo questa attitudine alla rapidità e quindi all'oblio. E allora il territorio della memoria, anche per gli spazi sacri, diventa fondamentale. Non puoi, e non deve essere quella memoria che voleva il postmoderno, cioè che confondevano gli stili con la storia. No, la storia è una cosa seria, gli stili sono delle caricature. E noi dobbiamo correggere questo sguardo un po' depravato che la cultura postmoderna ci ha dato. No, e dire no, un momento, la costruzione è una cosa seria che lavora a gravità, che deve avere una sua razionalità. E l'espressione di questi spazi del vivere devono caricarsi sempre più di questa memoria. Noi non siamo soli sulla Terra, abbiamo una memoria e questa memoria ci lega al grande passato. Ed è questo il bello e il difficile da testimoniare oggi. Sergio, l'architettura come, e lo spazio sacro, ma in generale la grande architettura, come una medicina contro l'entropia. Che dici? Contro il consumo. Non solo per, come dire, portarci addosso memorie pesanti, ma per comprendere anche il futuro. Mi sembra che sia la lotta in cui tutti siamo coinvolti, in cui siamo immersi, e che si può scegliere di non combattere semplicemente adagiandosi, ma diventando così in qualche modo portati dalla vita nuda, insomma, e quindi neanche particolarmente soddisfatti e bisognosi, come dire, di estremi che in qualche modo diano di tanto in tanto qualche shock, un po' di adrenalina, ma in una rassegnazione di fondo all'incompiutezza, insomma. Da questo punto di vista io credo che quello che ereditiamo soprattutto in Europa
da quella che Beatrice chiamava la stratificazione storica delle nostre città, la loro complessità, il loro non essere disegnate a tavolino, il loro raccontarci come dire, una composizione progressiva di spazi, di generazioni, sia in grado davvero di darci una qualità della vita che per essere tale però ha bisogno che sappiamo vedere, che sappiamo leggere. Ecco, perché il grande paradosso è che quando la nostra sensibilità si intorpidisce, sia nei confronti della natura, della creazione, diventiamo distruttori, come mai è stato in passato, sia nei confronti della storia e della bellezza diventiamo indifferenti. In questo senso anche il lavoro dell'architetto, forse più di molti altri lavori, intervenendo, credo, non a poter modificare l'intero, ma alcune parti della nostra città, là dove si può intervenire su un pezzo, su una ricucitura e così via, può essere quella soglia di cui si parlava prima, cioè riaccendere l'attenzione, riaprire una domanda. Ecco, io credo che ci sia, come dire, un torpore dal quale abbiamo fortemente bisogno che qualcuno ci scuota e anche ogni volta che si fa cultura, io credo, se non è pura erudizione, se non è la cultura del museo che ci annoia fin da bambini, a volte la scuola è diventata proprio cultura in questo senso enciclopedico e quindi esterno a noi, ma un vero atto culturale è coltivare qualche cosa dentro di noi, risvegliando questa attenzione, questo sguardo che sa vedere il valore degli ambienti, delle cose, del grande passato di cui Mario parlava adesso e delle sfide in cui siamo immersi. La città può tenere soltanto se ha spazi collettivi di qualità. La città non tiene se non ha spazi collettivi di qualità, di ogni genere, da quello sacro a quello conoscitivo, a quello ludico, a quello teatrale, a quello sportivo, perché è lì che si commisurano le tensioni, no? E i conflitti. Volevo, prima di passare a qualche domanda, chiedere a chi ci coordina se sono arrivate alcune domande, alcune curiosità. Sì, 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 sono arrivate diverse domande, ne raccolgo alcune. Allora, in particolare per l'architetto Botta, un ascoltatore chiede se il San Carlino, ricordando un po' le opere di Landert, ha qualcosa a che fare o ha delle somiglianze con l'installazione di Cristo sul lago di Iseo. Questa è una prima domanda. Una seconda domanda è se esiste e quale sia l'alternativa alle periferie massificanti e qual è e se questa alternativa riposa semplicemente nell'esso dell'architetto. Belle. Mario, a te. No, quella sul Cristo del lago di Iseo l'ho capita, la seconda non ho sentito bene. La seconda riguarda la degenerazione delle periferie e se l'architettura, l'architetto è un protagonista per poter migliorare questo fenomeno di disastro, giusto? Sì, chiede se l'unica alternativa al disastro, appunto, delle periferie di cui citava sta nell'estro dell'architetto o se ci sono altre chance. Ecco. Perfetto. Sei estroso? Parto da questa seconda domanda, molto brevemente una risposta. Quando si chiama in causa l'estro dell'architetto è un cattivissimo segno. Perfetto. Perché le periferie come la città sono la forma del vivere collettivo. Poi se c'è estro o non estro è meglio, l'estro
esprimerlo su un'opera singola, allora c'è bisogno dell'estro per fare il taglio di Fontana, ma per la città è meglio avere una continuità, avere un saper fare collettivo, perché la città è un prodotto collettivo, anche quando ci sono delle individualità molto forti, resta un fatto collettivo. E a proposito della città vorrei solo ricordare come, attenzione, la nostra generazione, proprio perché ha distrutto molto, ha più responsabilità di quella del passato. E la città europea, la città della cultura cristiana europea, è ancora oggi il modello di convivenza sociale, di convivenza civile più performante che l'umanità abbia costruito. Noi siamo andati sulla Luna, ma non abbiamo formulato altri modelli del vivere collettivo. Quindi la nostra generazione deve fare molta attenzione, perché la città è l'esempio massimo che ancora oggi, dentro le contraddizioni, dentro le periferie, dentro anche quello che non funziona, è il modello del vivere collettivo dentro il quale noi siamo chiamati a lavorare. Non so le generazioni future che cosa faranno, ma per adesso è il modello migliore. E l'altra domanda sul... No, non ho mai pensato alla storia di Cristo del Lago di Seo, a parte che noi l'abbiamo fatto nel 99, ma sono delle condizioni diverse. Cristo penso che voleva provare questo brivido, questo piacere di camminare sull'acqua, mentre invece il San Carlino era un momento contemplativo rispetto all'acqua del lago. Ed era e richiamava, come dire, queste configurazioni, questa morfologia delle montagne che io con più vado avanti mi sembra che l'intuizione del Dossi sul fatto che il territorio colpisce l'occhio dell'artista abbia ragione. Cioè credo che Borromini, se fosse nato su un deserto, probabilmente non avrebbe fatto San Carlino. Sara, ci sono altre domande? Sì, una domanda che farei a Don Sergio, che mi sembra che sia emerso bene come costruire uno spazio riguarda il tema di dare un ordine. La questione che si apre allora è chi configura l'ordine? È l'architetto in quanto esperto? È invece il bisogno funzionalistico della vita? Sergio, a te. È dura la domanda. Filosofica, però vorrei rispondere con un riferimento all'ultimo intervento che ha appena fatto l'architetto e poi ritornare un attimo all'inizio. Nel senso che ci sono due modi in cui quest'ordine si configura. Quanto abbiamo appena detto delle periferie, per esempio, quando Botta diceva che è una costruzione collettiva, ci rimanda a dei processi che oggi chiameremmo democratici, quindi alla costruzione di un ordine attraverso la politica nel senso più alto della cosa. C'è un ordine che si costruisce convivendo e attraverso la partecipazione non solo alla costruzione delle regole del gioco, cioè una periferia ordinata oppure progressivamente si può correggere e ritrovare qualità nella misura in cui le regole del gioco vengono ristabilite e gli interventi che si vanno a fare vedono concorrere l'iniziativa, la creatività, il senso del bello di chi abita quel territorio in un dialogo forte con chi è eletto per avere potere di governo rispetto a una determinata situazione. Quindi questo è un modo in cui un ordine che magari è perduto si può riconfigurare.
non può essere evidentemente il politico da solo, ma oggi c'è un concorrere di soggetti personali e di soggetti associativi, collettivi, fino al soggetto politico che ricostruiscano un ordine nella misura del possibile condiviso. E poi c'è un altro modo che lo spazio sacro ci ricorda, ma che non vale solo per lo spazio sacro, ma che volendo ritornare all'inizio legherei a quella descrizione che ho fatto dei ricordi di infanzia di un architetto che in un villaggio o poco più della Brianza, a Sartirana di Merate, dove l'ho visto le prime volte, ascoltava, guardava l'ordine interno a quel contesto e l'ordine interno di ciò che stava andando a costruire. Cioè c'è un ordine che c'è già nella realtà e che noi dobbiamo in qualche modo decifrare, riconoscere, perché non c'è qualcuno che lo debba configurare, ma lo riceviamo. Lo riceviamo perché qualcuno l'ha già configurato prima, per esempio l'ordine liturgico viene da una storia, viene da una tradizione, o perché è un ordine scritto dentro il modo in cui un territorio anche fisico è configurato. Ecco, io credo che bisogna non dimenticare che sia molto importante riconoscere che c'è una grande qualità di attenzione che fa la qualità di quello che noi andiamo a dire o a fare, ad aggiungere, e questa attenzione è in grado di riconoscere un ordine di valori, un ordine di realtà che preesiste a noi e con cui dobbiamo necessariamente dialogare in una situazione che è anche di grande rispetto. Sara, c'è ancora qualcosa? Possiamo tra poco? Allora, ce ne sono ancora moltissime, ne prendo una per concludere, diciamo così. Ecco, grazie. Chiedono qual è stato il ruolo e il contributo della fotografia nel libro, ma io aggiungo un pezzettino a questa domanda, la tradisco un po', perché dalle immagini del libro mi sembra che la luce nelle opere di Botta rimandi a una ferita, e qui non so se è l'occhio del fotografo o se è l'uso della luce che ne fa l'architetto, ma le immagini che vedo nel testo a me colpiscono particolarmente, perché queste sembrano proprio delle ferite, delle lame. Esatto. Mario, esatto. Domanda. La luce è come una lama. Lei, Alessandro, per me erano belle fotografie che narravano dei momenti di luce che non avevo visto in precedenza. Quindi la fotografia è curiosa perché la si giudica su un attimo che coglie il fotografo, ma che magari invece è solo passeggero, è solo casuale, ma questa un po' è la forza dello sguardo del fotografo. Mi piacerebbe sentire Alessandro. C'è Alessandro ancora? Sì, eccomi. Grazie architetto. Beh, sicuramente è vero, la fotografia è fatta di imprevisto. Io dopo aver trascorso alcuni giorni fatti in circa una settimana e mezza in questo luogo, e un pomeriggio mi sono trovato dentro la chiesa in questa ora in cui il sole, andando a tramontare di fronte alla chiesa, costruiva, cioè generava questa luce che sembrava proprio andare ad abbracciare quello che è il cuore, quantomeno liturgico, dell'architettura. Ne approfitto, se posso, un secondo per fare una postilla, diciamo, all'utilizzo della fotografia, al ruolo della fotografia. Ci tengo a sottolineare il fatto che queste immagini nascono, come appunto anche l'architetto suggeriva poco fa, da un'esperienza fotografica che
è stata restituita sotto forma di serie fotografica. E questo lo dico perché appunto il lavoro da cui poi diciamo abbiamo deciso insieme di estrapolare alcune immagini che di fatto restituissero come una sorta di interpretazione visiva di quella che era l'interpretazione data nel testo concettuale di quel determinato fondamentale. Però la via che si è scelto fotografando questo luogo è stata quella, diciamo, che di fatto abbiamo ereditato dalla fotografia italiana, cioè dall'esperienza di Ghiri, dall'esperienza di Chiaramonte, in riviste per esempio come Lotus, che per prime hanno ospitato una fotografia che restituisse dell'architettura non unicamente immagini, alcune immagini che diventassero, che poi appunto destinate a diventare iconiche, ma l'esperienza dell'architettura, che è un'esperienza che non è mai istantanea, unitaria, diciamo, ma è sempre progressiva. E quindi in questo progressivo darsi dell'architettura a chi la attraversa, questo certo. È un momento che, in cui mi sono imbattuto. Ecco, ma la fotografia nasce dentro questo, dentro questa frequentazione col luogo che la serie fotografica e non l'immagine singola soltanto tende a cerca di restituire nella sua articolazione, nella sua complessità. Ecco. Grazie Nanni. Io vorrei riportare per chiudere a un tema ultimo, perché poi alla fine bisogna affrontare questo argomento. L'architettura ha bisogno di una buona politica, l'architettura ha bisogno di un buon committente, perché non è un'attività che nasce all'interno di uno studio di pittore, di scultore, ha bisogno di un padre, di una madre. Una buona politica in genere corrisponde a una buona architettura, non sempre, ma quasi sempre questo accade. E un committente intelligente corrisponde nella dialettica tra autore e committente o investitore, corrisponde a una buona opera. Ecco, forse possiamo anche, non so se concludere, ma affermare questo, che anche una bella chiesa sul piano architettonico ha bisogno di un committente. In questo caso il committente sono due. È un committente che, come diceva Mario e Sergio, appartiene alla grande cultura, alla visione, al mondo trafinito e infinito. Ma poi ci vuole anche l'occasione storica, perché questa tensione tra finito e finito corrisponda poi a una decisione di fare le cose. Questo è, credo, un grande tema in Italia. Adesso Mario vive in Svizzera, ma è un italiano. Cosa possiamo fare, Mario, da questo punto di vista, per avere, non dico più chiese, più musei, ma un'architettura che restituisca il suo ruolo pubblico? Ma guarda che l'architettura è il riflesso formale della storia, non c'è ragione che non conduca a questa conclusione. Cioè, l'architettura è l'espressione formale della storia, dà forma alla storia civile, alla storia sociale, alla storia politica. Quindi per fare l'esempio della committenza, la committenza non è l'oggetto di interesse tecnico o funzionale, la committenza è parte del progetto, certo. Non è solo il destinatario del progetto. Se la committenza non formula in maniera adeguata il programma, se non sceglie il luogo giusto, se non ha l'attenzione a dei valori, per tornare alla città di cui si parlava prima e alle periferie così disastrate che noi vediamo, ma lì è anche abbastanza facile da vedere, non è il povero politico senza nessun potere contrattuale, le periferie sono l'espressione della speculazione edilizia, punto. Non c'è altra ragione, tutto il resto è sussidiario a questa condizione di
speculazione fondiaria prima e edilizia dopo. Quindi la città che noi critichiamo è perché viene da un modello di città, quindi come polis, come modello di gestione di questo spazio che noi non consideriamo buono. È per questo che nascono queste tensioni, nascono i ghetti, nascono le periferie. Non dobbiamo illuderci che una società violenta, una società ghettizzante possa dare una città bella, una città adeguata al vivere, una città idilliaca. Non è possibile. La città, più di altri elementi della vita collettiva, è l'espressione della storia. E noi vediamo, non siamo contenti delle nostre città perché non siamo contenti del vivere sociale delle nostre città. Sergio, io concluderei e chiederei a te una riflessione. Torniamo al tema dell'educazione, perché la conoscenza non è sempre sinonimo di bella città, ma la conoscenza ci fa sbagliare un po' di meno, ci fa diventare cittadini più consapevoli, poi possiamo diventare malvagi, ma questo fa parte dell'uomo e del suo essere nel mondo. Però la cultura, la conoscenza, l'educazione ci fa meno sbagliare, anche in architettura. Forse ha senso portare architettura al collegio? Ah, io credo che la storia di questo libro, il suo essersi materializzato, almeno personalmente l'ho vissuta così, è stata una grande esperienza educativa. L'incontro di tre generazioni che mi sono sentito così chiamato a promuovere ha creato un metodo, ha generato un modello che dal mio punto di vista può continuare e aprirsi, come dire, a fronti diversi, perché se rimango proprio anche semplicemente al compito che mi è affidato, ai giovani che incontro, si tratta semplicemente di ascoltare e di cogliere qual è quel fuoco che c'è dentro di loro. E forse l'adulto quello che deve fare è, e penso a questa occasione, fare incontrare. Cioè la possibilità che, grazie all'Osservatore Romano, avevo per il premio Ratzinger di andare da Mario Botta per un'intervista è diventata il coinvolgimento di un'universitaria, di un giovane fotografo, di un giovane grafico, Riccardo Cavallaro, che ci sta seguendo, lavora alla Biennale di Venezia, poi l'incontro con un editore che è stato una disponibilità straordinaria a capire, a riconoscere il valore e a rendere possibile un prodotto che è il frutto di un cammino. Ecco, io trovo che questo dialogare, che questo mettere a confronto un grande, in questo caso dell'architettura, con dei ragazzi che stanno vivendo la propria formazione e affacciandosi al mondo del lavoro con intelligenza, con amore, con passione, in questo ambito, come nell'ambito educativo, nell'ambito economico, nell'ambito medico e così via, possa essere realmente la strada per fare scuola non semplicemente nel modo tradizionale, ma valorizzando davvero questa dimensione di dialogo che fin dall'antichità è stata quella formativa per eccellenza. Io sono cambiato attraverso questa esperienza e le persone che questa sera in parte hanno potuto dialogare anche dal vivo, ma venendo da una conversazione che è diventata amicizia. Sono grato a Botta, così come a Marco Vianello e a Electa per averci seguito, proprio perché è stata una scommessa educativa molto forte e che continua. Io ringrazierei tutti,
gli autori del libro, Beatrice Basile, grazie, Alessandro Nanni con le sue fotografie, il suo contributo teorico, Sergio Massironi, ovvio, Mario Botta, il Fo e Sara. Credo che oggi chi ci ha ascoltato abbia capito che l'architettura è importante quasi come la filosofia. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti e ringrazio anche chi ha partecipato a tutti questi incontri che erano proprio l'inizio di un nuovo spazio, l'inaugurazione del nostro convivio in collegio, un luogo che vuole essere un punto di apertura fra la nostra scuola e la città, vuole essere un posto, un luogo di contaminazioni, di riflessioni. E appunto questi erano solo i primi appuntamenti. Restiamo in contatto tramite i nostri social o seguiteci sulla pagina di YouTube o sul nostro sito per appunto stiamo in contatto per i prossimi appuntamenti. Ringrazio tutti, buona serata. Grazie a tutti, ciao Mario, ciao grazie. Sergio, buon lavoro, buona serata. A presto fisicamente, a presto. Speriamo. Speriamo, presto. Certo, come no. Certo.